Benvenuta innanzitutto, io sono Nicole e faccio parte dell'area mentoring di WIPF, dell'associazione. Io sono Veronica, sempre associata dell'area mentoring di WIPF. Grazie per essere qui con noi, per averci dedicato del tempo comunque in questo weekend. Vorrei iniziare con una piccola presentazione di WIPF per chi non ci conosce. Noi siamo un'associazione studentesca nata in Cattolica nel 2018, che unisce donne e uomini che hanno una passione per l'economia, la finanza e l'empowerment femminile, con la missione di poter creare un network professionale, dare esperienze e conoscenze per potersi poi sviluppare sia professionalmente ma anche personalmente come individui. E lascio adesso la parola invece a Veronica che farà una breve presentazione. Io volevo fare una breve presentazione di te per chi non ti conosce. Giulia D'Amato è laureata in lettere e comunicazione, appassionata di digital marketing e innovazione, è co-founder insieme a suo marito Alessio Boceda di Startup Geeks, una community e piattaforma online per fondatori di startup e aspiranti imprenditori. E quest'anno è stata nominata dalla rivista Forbes nella lista dei giovani talenti under 30. Giulia, a tal proposito volevo chiederti, in una tua ultima intervista dici di essere innamorata di quelle storie che parlano di coraggio, dedizione e imprenditorialità. A tal proposito volevamo chiederti se ci racconti un po' com'è nata la vostra iniziativa, Startup Mix, com'è nata l'idea e quando e come è stata lanciata. Grazie ragazzi, intanto grazie per l'invito e volentieri vi racconto. Sì, ho creato Startup Geeks con Alessio, mio marito, e infatti l'idea è nata in viaggio di nozze. Eravamo su un bus lui la Bolivia e aveva letto un report dell'Unione Europea in cui diceva che l'Italia era penultima in ambito di digitalizzazione e la motivazione era che c'era poca cultura. E quindi poi da lì si è partito. Noi al momento vivevamo in Germania, lavoravamo da lì. E quindi c'è partito un po' il patriottismo, siamo sempre comunque stati legati all'Italia e abbiamo iniziato a fare analisi di competitor e capire che piattaforme in Italia stavano educando i ragazzi, i giovani imprenditori, un po' più in generale al mondo del digitale. Da quando poi siamo tornati dal viaggio di nozze in Germania, ho iniziato a contattare i founder di startup italiane chiedendo loro come lo stavano utilizzando, perché sicuramente avevano delle best practice. In realtà poi mi sono, come anticipavate voi, mi sono innamorata di queste storie di coraggio e ho fatto più di 140 interviste in un anno, sia di successo che di insuccesso, perché spesso poi la strada imprenditoriale è piena di ostacoli, quindi non tutti poi ce l'hanno fatta, ma comunque nella vita ce l'hanno fatta perché hanno fatto altre esperienze. E da lì, dalle interviste, loro ci raccontavano di questo bisogno profondo di poter parlare con altri imprenditori, di capire come farcela nelle situazioni che spesso non vengono, di cui c'è poca notizia sui social, quindi come prendere il primo dipendente, come dividere le quote con un'altra persona che ha un'idea, quindi proprio cose pratiche. E nelle interviste emergeva sempre più questo problema. E da lì poi ci è venuta l'idea di creare una community per founder, per poter parlare tra loro di questi problemi e confrontarsi anche con esperti del settore. Diciamo però che la parte di analisi e di interviste è durata più di 6 mesi e poi solo a luglio abbiamo lanciato il progetto. Nel frattempo poi noi dalla Germania abbiamo detto: ascoltiamo queste storie di successo in Italia, queste persone che si mettono in gioco in prima persona, anche noi abbiamo mollato poi tutto in Germania e siamo tornati in Italia a metterci la faccia e a provare a far andare il nostro progetto a tempo pieno. Non so se Complimenti, vi ho dato una complimenti. panoramica abbastanza Super chiara. esaustiva, sì. E comunque sì, E voglio aggiungere Giulia. che poi da lì è nato anche l'incubatore, perché sempre ascoltando i problemi che c'erano in community, poi abbiamo aggiunto l'altro pezzo di aiutarli nel portare avanti le idee tramite un incubatore online, super attuale in questo momento di disagio col coronavirus. Sì, assolutamente. Giulia, secondo te che cos'è che distingue la vostra community rispetto ad altre che magari nel contempo si stavano formando intorno al concetto di startup o che poi in futuro si sono formate intorno al concetto di startup, digitalizzazione? Ok, è proprio il concetto di community, perché spesso, cioè, tutti, uno ha un sito e dice una community di, ha una pagina Facebook e una community di. In realtà per noi l'idea di community è dare uno spazio, magari privato, magari protetto, ma perché le persone parlino tra loro.
Quindi non ci siamo mai posti come noi guru che davamo informazioni alla gente che ascoltava, ma abbiamo creato questo posto dove le persone condividono i nostri valori, quindi di condivisione, di aiuto reciproco, di pragmatismo nel fare le cose, però si parlano tra loro, cioè non è una pagina e non c'è mai stato bisogno di mediare la situazione, cioè non c'è mai stato un insulto, qualcuno che ha proposto un'idea e altri hanno detto che l'idea, insomma, non... danno feedback costruttivi ma senza mai insultare, quindi non c'è mai stato bisogno di mediare, questo è piaciuto molto, si sentono molto protetti, diciamo, da condividere le proprie esperienze ma con persone che hanno gli stessi valori, e noi cerchiamo un po' di mantenere questa situazione ma senza proporci noi come quelli che devono insegnare per forza e dare noi le best practices, cioè lasciamo parlare gli altri, questo è piaciuto sicuramente, e abbiamo creato quindi un ambiente protetto e questa cosa ha fatto sì che la community crescesse, adesso siamo più di 350 fondatori di startup, quindi nella community premium intendo, poi mm-hmm. quelli che ci seguono è un po' un'altra cosa, però nella community premium siamo più di 350 fondatori. Ho capito. E volevamo anche chiederti a livello pratico, il vostro lavoro dietro la piattaforma in che cosa consiste, o comunque sia, da dove nascono le vostre idee, da dove traete spunto per contenuti di qualità in modo tale che la piattaforma sia comunque sempre attuale, aggiornata e utile per lo scopo, quindi per appunto futuri imprenditori e startup. E per esempio ci racconti magari una tua giornata tipo? Ok, aiuto, tanto lavoro, tanto lavoro. Allora, dove partiamo dall'inizio? Dove prendiamo spunto per i contenuti? La maggior parte ce li danno i nostri follower o chi è i membri della community, quindi fanno spesso tante domande, ci pongono mm-hmm. tante domande, noi rispondiamo al momento subito, però poi le raccogliamo e di solito il weekend le analizziamo e analizziamo i contenuti che già possono trovare online di queste risposte. Se ci sono già e sono di valore, sinceramente a volte linkiamo anche quelli, cioè senza problemi, soprattutto ci sono tanti comunque siti all'estero che funzionano bene. Altrimenti noi prendiamo quindi queste parole chiave, queste domande che ci fanno, le estrapoliamo, cerchiamo parole chiave quindi su Google cosa potrebbero trovare su quell'argomento e poi creiamo contenuti su quello. Da un contenuto per il blog, poi estrapoliamo le cose chiave per i contenuti social. E un po' il discorso viene sempre dalle altre persone. Solo all'inizio, che dovevamo creare da zero tutto, abbiamo fatto noi una ricerca e abbiamo iniziato a creare i nuovi contenuti. Altrimenti adesso proprio è da quello che ci richiedono le persone. Spesso alla fine ci si rende conto che le domande sul mondo imprenditoriale, quindi in generale, oltre che sul mondo startup, sono più o meno sempre le stesse per chi si sta approcciando. E quindi cerchiamo di fare contenuti che danno risposte a queste domande. Poi per quello che facciamo nel day by day, una giornata tipo è sveglia presto, sinceramente dobbiamo ancora trovare un nostro equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, cioè quando hai un'idea, un progetto, sei assorbito, adesso è da un anno e mezzo che dico la verità, cioè sono completamente assorbita da questo, quindi l'unica cosa che faccio al di là del lavoro è ritagliarmi un'ora di tempo per fare ginnastica, cioè workout prima di cena e la lettura quando c'è, cioè, 11:30, mezzanotte quando finisco di lavorare, in realtà leggo un libro d'amore, ma quei libri che proprio non mi fanno pensare, altrimenti... Certo, per staccare totalmente. Certo. Beh, bella intensa come, insomma, come lavoro, bello, bello intenso, sì. Molto intenso, poi, cioè, se ami quello che fai, in realtà, cioè, parlo di lavoro, ma in realtà spesso, cioè, metto all'interno anche, non so, fare interviste, parlare con gente di, cioè, che piace a me, cioè, quindi fare telefonate, leggere libri, perché comunque fa parte del lavoro, certo. Rimanere aggiornato ed educarmi e studiare, però sì, è molto intenso, non si può pensare di, alla fine, fare impresa facendo gli imprenditori che lavorano dalle Maldive. Cioè, no, certo. Certo. Se la si potrà fare, ma adesso è tanto lavoro, tanto dedizione, però è bello perché è quello che amo fare, quindi dovrò trovare un equilibrio
però la giornata è quindi iniziare, lavorare, leggere. E, una piccola domanda, e come dividete il lavoro tu e tuo marito, ecco, visto che comunque siete soci anche, non solo nella vita privata ma anche sul lavoro? Anche questo è stato un tema, all'inizio facevamo tutte e due, perché un conto è conoscersi in ambito amoroso, se così si può chiamare, un conto è lavorativamente parlando, ma così anche con qualsiasi socio tu possa iniziare un percorso, quindi è un'idea, trovi un compagno d'avventura, ma bisogna conoscersi sotto quell'aspetto per capire quali sono le cose che è più bravo uno a fare rispetto all'altro. Quindi all'inizio facciamo tutto, poi adesso è molto più... più aspetto numerico, più portato sull'analisi, e io invece più sui rapporti personali, e quindi io ho molto più il contatto diretto con le persone, con i membri della community, e lui invece molto più di analisi e molto più per la parte B2B, perché noi tutto questo poi parliamo anche con le aziende che vogliono essere, farsi vedere vicino al mondo startup, oppure che hanno servizi che possono essere utili alle startup, quindi lui tiene tutti questi rapporti, invece i rapporti direttamente con i founder. Però abbiamo imparato nel tempo, perché all'inizio facciamo tutti e due, e poi a tavolino capire tu fai meglio questo, io faccio meglio questo, ci siamo divisi. Quindi in generale adesso io sto facendo sì, e lui la parte B2B. E poi abbiamo comunque altri membri che ci aiutano e altri ragazzi nel team. Certo. Bene, grazie alle tue esperienze di lavoro comunque in startup, anche all'estero, ti senti di riuscire a fare un confronto con le imprese italiane, con le startup italiane, quindi dirci magari qual è il punto di forza del fare imprese italiano e magari qual è invece la nostra mancanza rispetto all'estero? Domanda difficile questa. Allora, sulla mia esperienza posso dire che noi siamo tornati nel farm in Italia per non sentirci obbligati, che non ci piace questa cosa, che per fare impresa devi per forza farla all'estero perché in Italia non ci riesci. E spesso invece è una tematica che emerge sempre di più, cioè in Italia c'è troppa tassazione, ci sono troppa burocrazia, non si potrà mai fare impresa in Italia. In realtà è vero, c'è tanta burocrazia, c'è tante tasse, però si può fare, e quindi volevamo anche essere un esempio in questo. Quindi farlo in Italia ha questa pecca rispetto ad altri paesi dove magari è tutto più fluido. Gli aspetti positivi quindi è intanto non dover per forza immigrare per fare qualcosa, e ci sono comunque tanti settori che sono all'avanguardia, cioè se noi prendiamo tutti i settori, sia il fashion, che sia il food, che sia il turismo, in Italia funzionano bene, e anche quindi fare startup, fare impresa in questi settori può essere una chiave vincente, far parte, essere italiano. Ovviamente ci sono invece settori dove per iniziare c'è bisogno di un budget altissimo, e in Italia raccogliere fondi per fare startup è più difficile che all'estero. Però si può fare anche in Italia, e questo vogliamo anche far passare questo messaggio. È difficile, ma si può fare anche in Italia, si deve capire quali sono i settori dove è più facile farlo in Italia. Ho capito. Sappiamo che sei coach presso Startup Impact, che si occupa di formazione in tema di startup. E volevamo chiederti quindi a tal proposito, secondo te sulla base di quali elementi un'idea di business può considerarsi valida e può creare mercato? E dall'altro lato, credi di poterci dire un limite o una barriera particolarmente comune tra tutte queste realtà che ostacola l'implementazione appunto di un'idea? Ok, sì, Startup Impact è una startup italiana che in realtà insegna a tutti i giovani i vari lavori del domani, oltre a fare startup. Quindi noi poi siamo coach del mondo startup, ci sono altri mondi, tipo la blockchain, tipo intelligenza artificiale e altro. Come fare per sviluppare un'idea? Cioè, mercato... Allora, la prima cosa è bisogna capire se, di solito quando uno vuole portare avanti un progetto imprenditoriale, vuole risolvere un proprio problema, la maggior parte delle volte. Quindi ha un problema e dice ho questa idea che è una soluzione al problema. Ok, c'è da capire se c'è mercato per quel problema, cioè se ci sono tante altre persone che hanno quel problema e come lo stanno risolvendo quel problema.
Quindi la prima cosa che consiglio sempre è andare fuori e parlare con le persone, fare interviste, fare delle survey, chiedere se hanno il problema, quanto ce l'hanno, se, come lo stanno risolvendo, se stanno pagando per risolverlo, come lo stanno, se sono soddisfatte. Quindi domande essenziali che ti fanno conoscere il tuo pubblico. Più conosci chi saranno i tuoi clienti, i tuoi clienti, i tuoi utenti, e più è facile che la tua startup avrà successo. Perché cercherai di indirizzare la tua soluzione verso veramente il cliente finale e non la tua idea. E spesso infatti il blocco nel sviluppare le idee e nell'avere un'idea di successo è quello di innamorarsi troppo della propria idea. E quindi puoi fare, cioè io ho questa idea, mi innamoro e vado avanti per degli anni a sviluppare magari un prodotto, poi dopo 2 o 3 anni lo metto sul mercato e lì ti accorgi come faccio a lanciarlo, a chi lo lancio, chi lo paga, e si fanno tutte queste domande. Quindi spesso questo è un blocco, bisogna fare un passo indietro, essere un po' umili e dire l'idea, ok, sentiamo cosa ne pensano le persone, cioè condividiamo, facciamo domande, questo è essenziale. Quindi vediamo che spesso è una dinamica che chi ha più successo è perché ricordiamoci che il 93% delle startup purtroppo fallisce e spesso è perché non c'è mercato, quindi la domanda sul mercato è essenziale. Spero di aver risposto, non so se avete bisogno che aggiunga qualcosa, ditemi voi. No, sei stata molto esaustiva. Esatto, sì. E io avrei una piccola curiosità. Ho visto che alla fine il vostro modello di business per Startup Gives è il cosiddetto freemium, quindi offrire un servizio comunque free per una parte e poi un servizio appunto premium, quindi a pagamento per altre funzioni. Mi volevo chiedere cosa c'è dietro questa scelta strategica comunque per la vostra idea imprenditoriale. Ok, allora la parte noi siamo una startup innovativa benefit, quindi un'impresa anche benefit, quindi vuol dire che ci impegniamo al di là allo scopo di lucro, come hanno tutte le aziende, anche a condividere e a aumentare l'imprenditorialità in Italia, diciamo, quindi a condividere conoscenza perché più persone possano fare impresa, possano fare startup in Italia. Quindi la parte di contenutistica gratuita è una cosa che ci impegniamo, abbiamo fatto all'inizio, l'abbiamo fatto solo per autorevolezza, quindi per farci conoscere, network, autorevolezza. Adesso ci impegniamo proprio per il nostro statuto come azienda. Poi ovviamente uno deve trovare un modello di business e quindi la parte gratuita serve per farci conoscere, quindi veicolare informazioni. La parte freemium è stato pensato dopo, quindi come dicevo dopo 6 mesi da quando abbiamo iniziato a fare interviste pubbliche abbiamo capito il bisogno che avevano i founder e da lì abbiamo detto se volete poi entrare in questa community, dato che noi diamo mentorship personalizzata, ci sono i mentor, ci sono gli sconti, abbiamo più di 20.000 euro di sconti per tool che uno serve quando inizia a fare startup, hanno anche la parte educazionale, allora lì è a pagamento, una piccola quota anche simbolica, ma poi abbiamo visto che anche il commitment che ha un imprenditore quando paga è diverso, cioè si impegna di più, certo, quindi a fare le cose, certo, piuttosto che ce l'ha gratis. Un po' come quando metti un po' i tuoi fondi in una startup, alla fine secondo me sei un po' più propenso a impegnarsi al 110%, nemmeno al 100% alla fine. Non devono essere tanti questi fondi, non andate a richiedere gli investitori, cioè gli investitori, cioè ti dicono perché io devo investire in te se, certo, tu non sei il primo investitore, cioè tu devi investire ovviamente con tempo, risorse, con le tue expertise, ma anche un minimo con un budget, cioè non chiediamo tanti soldi, però è il budget perché tu ti devi formare, quello lo devi essere tu il tuo primo, devi autofinanziarti in questo, non, certo, puoi un investimento su se stessi alla fine per poi investire sulla startup, sì. Invece io fare, ah ok, vai, siamo piene domande. Volevo farti un'altra domanda. In base alla tua esperienza come representative presso Faster Capital, ci spieghi in cosa consistono i programmi di incubazione per le startup di cui sappiamo si occupa questa azienda e sulla base di quali fattori scegli le migliori startup italiane da candidare per questi programmi? Ok, allora, nel mondo startup ci sono gli incubatori e gli acceleratori, magari per farmi una panoramica. Quindi l'incubatore, sì, è quando tu sei proprio nella fase di ideazione e hai bisogno degli strumenti per iniziare a portare avanti la tua idea. Quindi non è ancora validato, non è ancora fatto la ricerca di mercato. E spesso, maggior parte sono fisici in questi incubatori, quindi ti offrono scrivanie, anche quindi un network fisico dove poter andare a lavorare.
Adesso c'è la tematica coronavirus, ma anche la tematica che tanti che vogliono fare impresa alla fine stanno già facendo lavoro, stanno studiando, quindi magari non hanno anche bisogno di avere un posto fisico. Quindi stanno nascendo degli incubatori online, tra cui noi abbiamo creato uno che si chiama Startup Builder, che è la novità di quest'ultimo periodo. Ne abbiamo lanciati due e uno è iniziato il 18 maggio. E ci sono 40 startup che stanno provando a, diciamo, a validare la propria impresa sul mercato. E poi ci sono gli acceleratori, che sono coloro che ti fanno fare lo step successivo, cioè una volta che tu hai capito qual è il mercato, qual è il tuo utente che alla fine pagherà, se ha senso l'idea perché c'è qualcuno che compra il tuo servizio, allora fai l'accelerazione, quindi fai quel, dai un boost, ti fai aiutare con, e spesso gli acceleratori danno soldi per aiutarti. Faster Capital è in quella fase, quindi da soldi sceglie delle startup sulle quali investire e diventa co-founder tecnico, perché spesso le startup hanno questo bisogno che uno ha un'idea però non ha capacità di, non è uno sviluppatore, e sta a trovare sviluppatori che lavorino nella tua idea di startup, perché all'inizio non hai tanto budget e come sappiamo è un lavoro molto richiesto e quindi non ha la possibilità, insomma, di permettersi dei bravi sviluppatori, quindi cercano soluzioni alternative. Ci sono questi acceleratori che diventano cofondatori tecnici, quindi ti danno soldi e ti offrono anche la parte tecnica, però ovviamente ne scelgono poche rispetto alla maggior parte delle startup che funzionano sul mercato, e alcuni non accettano perché vogliono fare le cose da soli, cioè non vogliono altri. Il mio consiglio è, ovviamente, se uno non ha le capacità, cioè, e se non ha un team già variegato che hanno tutte le persone, di affidarsi a incubatori che possono aiutarli a sviluppare l'idea. Perché noi, per esempio, in 10 settimane ci sono alcuni che era già da anni che provavano a sviluppare l'idea e non sapevano se era quella giusta. Almeno in 10 settimane ti butti a capofitto, ci provi e dici, vediamo se ne vale la pena poi continuare oppure no. Quindi questo lo consiglio vivamente per evitare di perdere tempo e anni e risorse. Spesso magari si va subito, se ha un'idea si va da un'agenzia e si dice, l'agenzia vi dice bella, perché comunque il loro business è vendervi un prodotto, e da dopo però che voi avete validato l'idea, cioè se c'è questo bisogno da risolvere, altrimenti solo tempo. Certo. E rimanendo in tema di consigli, allora, visto che abbiamo già toccato, ti senti di lasciare anche altri consigli a persone magari che hanno un'idea in testa o comunque sono affascinati dal mondo delle startup e della digitalizzazione? Sì, sicuramente quella di parlarne con più persone possibili. Questo è un altro tema, che a volte non si parla della propria idea perché si ha paura che le persone rubino la tua idea. In realtà gli investitori dicono sempre che l'idea vale l'1% e tutto il resto è l'execution, quindi come la porti avanti. Quindi il mio consiglio è di parlare con più persone possibili, perché anche per trovare co-founder, per trovare qualcuno che ti aiuti, devi per forza esporti e raccontare la tua idea, e anche per ricevere feedback. Trovare compagni di viaggio è fondamentale, perché da soli è difficile, cioè è molto difficile fare impresa da soli ancora di più, quindi c'è bisogno di trovare qualcuno con cui che ti aiuti, che con cui poterti confrontare e confrontarti più possibili con altre persone che ci stanno passando. Studiare, perché non ci si può svegliare una mattina imprenditori con un'idea, cioè solo perché è un'idea non diventi dal giorno all'oggi imprenditore, però non è neanche detto che non ci si può diventare, cioè devi studiare, avere tanta voglia di lavorare, tanta voglia di metterti in gioco, di ricevere critiche, perché ti esponi. Cioè non lavori più per un'altra azienda, cioè quando sei dipendente alla fine se qualcuno critica l'azienda per cui lavori, non cioè, con proprio te. Invece quando tu fai la tua impresa, criticare la tua impresa è come se criticassero te, e devi imparare a gestire queste dinamiche, è fondamentale. Però direi queste cose, e poi in generale una cosa che sarebbe stata utile anche a me, che mi avessero detto anni fa, è quella di abbracciare un po' più il cambiamento, cioè di non oltre a non innamorarti l'idea quando fai startup, ma non innamorarti neanche la tua idea del futuro. Cioè io mi immaginavo che diventavo giornalista, poi c'è stato il periodo dell'insegnante, mi innamoravo troppo di queste idee e non lasciavo spazio alle altre opportunità. Invece se accetti un po' il cambiamento e lo abbracci, ci sono tante opportunità che possono nascere che altrimenti non prendi in considerazione, le perdi. Certo. E grazie Giulia, davvero è stata una bellissima chiacchierata, super interessante. Va bene Giulia, ti ringraziamo tantissimo, grazie per averci dedicato questo tempo.
prezioso, è stata una bellissima intervista. Ti ringraziamo davvero tanto a nome di tutte le associate. No, grazie a voi.